Chiara Corbella Petrilio was born in Rome on the 9th of January 1994 as a second child to Roberto and Maria Anselva Corbello. She was baptized on the 5th of February at the Santi Marcellino e Pietro al Laterano Church, where she also received sacraments of First Communion and later on Confirmation. Chiara was a very talented child. She liked drawing and playing instruments. She played piano and violin very well. In the summer 2002, she went with her sister Elisa on pilgrimage to Medjugorje. On that pilgrimage, God prepared for Chiara something special. She met her future husband Enrico. E Chiara ci siamo conosciuti il 2 agosto del 2002. Era il perdono d'Assisi, eravamo in un pellegrinaggio a Medjugorje e così il re della storia ha voluto che in albergo, durante il pranzo, l'unico posto libero della sala era quello di fronte a me. E lei non era con noi nel pellegrinaggio in quel momento e io vedo questa ragazza arrivare verso di me. Dico, Madonna, quanto è bella. E appena si siede, la guardo e gli dico, scusami, ma tu sei piccola? Ecco, questa è la prima cosa che ho chiesto a Chiara, perché il problema dentro di me era, ma questa ce l'ha 18 anni oppure no? Perché non sembrava poteva averne 14. E invece mi ha detto, e lei mi ha risposto sapientemente, in confronto a te sì. On September 21st, 2008, Chiara and Enrico got married in Assisi. Marriage was blessed by Father Vito, the spiritual director. Chiara and Enrico decided to put God first in the relationship. They will say later, marriage can make us saints, but it is necessary for spouses to love each other as Jesus loves the church. The logic of the cross, giving oneself first without asking anything of beloved, leading to the goal of radical gift of oneself. Love is demanding. Marriage is demanding. Per discovered that Chiara was pregnant. They were both full of joy. The first scan revealed that their baby had been diagnosed with anencephaly, which means that the little one had no skull. In this case, the law permitted an abortion, defining it as therapeutic. The parents were asked if they wished to abort the baby. Chiara said, "It was obvious, logical and clear to me that Maria Grazia will not be able to survive after birth. However, it was also obvious that she was alive, that she was there, that she was doing everything necessary to grow and to develop. I did not want it and could not go against her. I'd rather felt like protecting and supporting her for as long as I was able to and not substituting myself for her life." Chiara and Enrico refused to abort their little daughter and remained at focus on having a child. They offered themselves to Our Lady, Mother of God. Once, Chiara, looking at the image of the Holy Mother, saw herself in the Virgin Mary. Same situation, a special pregnancy, a son who will die before her eyes. To both, to her and to Mary, God had asked the same thing. Little by little, her horizon was transformed. I could not ask to be able to understand everything all at once. The Lord had a plan that I could not yet understand. Chiara and Enrico always wanted to be parents in a group home. They had asked God to accept their desire of caring for mistreated and unloved children. "And now the Lord has responded to us," Chiara wrote. "He has given us a truly noble task, the care of a marvelous creature that many others would have hated and thrown away, left forgotten in a wastebasket in some hospital." Maria Grazia Letizia was born on the 10th of June 2009 and died after half an hour. She was baptized by Father Vito. This is how Chiara describes this day. Eppure stavo benissimo.
Questo era assurdo perché non avevo nemmeno difficoltà a dormire la notte. Io veramente non ho avvertito il peso di questa gravidanza. E nel giro di 2 ore abbiamo fatto travaglio e parto in maniera assolutamente naturale. Non è servita l'ossitocina per indurre il parto, non è servito il cesario, non è servito niente di tutto quello che mi era stato proposto, non ci sono state controindicazioni e Maria è nata. Nel momento in cui l'ho vista, so che è stato un momento che non dimenticherò mai. In quel momento ho capito che eravamo legate per la vita, anche se non pensavo al fatto che lei sarebbe stata poco con noi. Sapevo che era legata con me per la vita, perché era mia figlia. E poi l'hanno portata fuori e nel momento in cui Enrico è rientrato dentro la stanza e mi ha portato Maria, è stato un altro momento indimenticabile perché l'ho visto con Maria in braccio e lo vedevo guardarla in maniera così fiera, così contento di lei. Ero sicura che non avrebbe potuto avere un padre migliore. La cosa che poi avevamo chiesto al Signore come desiderio, ecco, oltre al fatto di fare un parto naturale, ci ho ascoltato, era il fatto di farla nascere viva e di poterla battezzare. E quando Enrico è rientrato mi ha detto è viva, l'abbiamo battezzata. È stato il dono più grande, ecco, che il Signore potesse farci. Noi l'abbiamo tenuta una mezz'oretta, l'hanno potuta conoscere i nonni e alcuni amici. E poi l'abbiamo preparata e Enrico l'ha accompagnata. Quello che posso dirvi è che quella mezz'ora non mi è sembrata affatto poca. È stata una mezz'ora indimenticabile. E se io avessi abortito, non penso che potrei ricordare il giorno dell'aborto come un momento di festa, un momento di cui mi fossi liberata di qualcosa. Penso che sarebbe un momento che cercherei di dimenticare, un momento di sofferenza grande. Il giorno della nascita di Maria invece potrò ricordarlo sempre come uno dei più belli della mia vita e potrò raccontare ai figli che il Signore vorrà donarci che hanno veramente una sorella speciale che prega per loro in cielo. Quello che voglio dire alle mamme che hanno perso dei bambini è che io voglio dirgli, noi siamo state mamme, abbiamo avuto questo dono. Non conta il tempo, se un mese, 2 mesi, poche ore, conta il fatto che noi abbiamo avuto questo dono e non è una cosa che si può dimenticare. Soon Chiara was pregnant again, this time with son Davide. The scan revealed that the child had no legs. Later on, they discovered that he doesn't have kidneys and his lungs will not be able to develop. But despite severe disabilities of a baby, couple were once more determined to keep the child. Chiara said at that time, "I don't understand, but I accept." They were wondering what the Lord had in mind for them. Standing before the cross is truly difficult. Davide Giovanni was born on 24th of June 2010 and baptized straight away. 38 minutes later, he was born again for heaven after meeting his parents, grandparents, and family friends. How I became friends with Chiara and Enrico. It was because me and my wife were friends of Father Vito and Daniela, who told us, "Hey, don't miss the funeral of Davide Giovanni." I said, "What? Yeah, you missed the first funeral, and you don't have to miss the second one." I said, "Oh, what? It was crazy. It was completely crazy." But yeah, we went to this funeral, and what we saw was very, very peculiar, very strange. There was an atmosphere of joy. There were songs. You felt joy and love in that time, but I didn't understand actually.
But what really changed my views was that you try to figure out the church in the middle. There was the coffin of the baby, a little white coffin. And at the end of the Mass, Enrico and Chiara wanted to make a procession to bring the coffin outside the church. And in that moment, Enrico had an uncertainty. He covered his face, and the tears of Enrico were able to open my heart. And I saw, okay, here, there is no... these guys are not religious freaks. The religion is not dumping anything. There's no anesthesia here. There is sheer suffering. These guys are really suffering because they lost their child. So what is this joy? And I understood that no human power could deliver that kind of joy. Someone else was there to deliver it, to give this joy. And so in my heart I started to desire to be involved in that. Chiara became pregnant with her third child, which will be born in perfect health. However, this time Chiara became diagnosed with cancer. She postponed her treatment so Francesco could grow in her belly. Another day, another 38 grams more before the birth of the baby, she said. In my heart, I continued to ask God to allow me to carry on my role as mama in the best possible way. I knew that I was protecting him while he was in my belly. Her final child, Francesco, was born at 37 weeks on 30th of May 2011. Soon, Chiara has learned that the cancer was metastasized to one breast, liver, lungs, and one eye. Now I am at peace. Now I take whatever comes. He knows what he's doing, and up to now, he has never disappointed me. Later, I shall understand. During Holy Week, couple with little Francesco met Pope Benedict XVI at the general audience, where they were able to share their experience with him. Noi nell'Ave Maria diciamo ora e nell'ora della nostra morte. Questi sono gli unici momenti della storia nostra dove incontriamo Dio. Per questo ce l'ha insegnato proprio la storia, perché attraverso i nostri figli, attraverso veramente il dolore, alla fine o restavamo nel presente oppure impazzivamo, perché il Satana ci tenta nel futuro e nel passato. Ci dice le menzogne di non ce la farai mai a vivere da vedovo. Poi in realtà sei vedovo e tutto sommato ce la fai. Non è che non hai il dolore del vedovo. Io ho il dolore proprio di tutti i vedovi della terra, quello è. Dio non dona una croce più grande del peso che puoi portare, perché sennò ci distruggerebbe. E quindi se Dio ti chiede una cosa è perché ce la puoi fare con Lui. Allora, prima muore un figlio, poi ne muore un altro. E insieme a quel dolore abbiamo vissuto una gioia, la chiamavamo una misteriosa letizia, perché era un po' l'esperienza, se vuoi, di San Francesco, che di questa gioia che c'è dove razionalmente non dovrebbe. E allora fai questa esperienza, ma il tuo maestro è il Signore, è Lui che ti insegna a fidarti di Lui, che vuole il bene da te. E invece di vedere un papà cattivo, tu dici, ma Signore, ma tu sei un Dio che dona e basta. Tu hai donato la vita ai miei figli, non mi hai tolto niente. Tu hai donato la vita a Chiara, me l'hai donata per 10 anni. Poi noi ci illudiamo a volte pensando che qualcosa è nostro. Quindi il contrario dell'amore è il possesso. Noi ci impossessiamo delle cose e vorremmo che quelle cose fossero eterne come le diciamo noi. Ma sono già eterne in un altro modo, come vuole il Padre. The last days were very intense. Each morning together, they placed the future in the hands of God. They had also great devotion to Mother Mary, praying rosary regularly
and ending their prayers with consecration tartus tuus. Chiara Corbera Petrillo died at noon on 13th of June 2012. Dressed in her wedding gown, with rosary in her hand and small bouquet of lavender. She was 28 years old. The funeral took place on June 16th in the Church of Santa Francesca Romana, at the day of the feast of the Immaculate Heart of Mary. The beatification process of Chiara was opened in Rome on the 2nd of July 2018. At that day, Chiara Corbera Petrillo was officially named as a servant of God.